Eccoci tornati sulle fonti TV. Allora, altro blocco decisamente importante per le notizie di cui parleremo e per i risvolti poi pratici che potremo vedere sul mercato. Parleremo dell'inflazione che è arrivata anche in Giappone, accelerato nell'ultimo mese, un po' un mistero risolto perché ne abbiamo parlato più volte nelle nostre dirette, nei nostri approfondimenti qui sulle fonti TV, ma il Giappone sembrava un po' sotto una campana di vetro che non venisse toccato. Dal problema che riguarda invece tutto il mondo. Evidentemente ci hanno ascoltati, tra poco parleremo di questo punto. Il punto sulla Cina faremo a proposito di punti, perché con un'economia a rallentamento è intervenuta ancora la Banca Centrale Cinese che ha tagliato il tasso a 5 anni dal 4,6% al 4,45%. Parliamo della riduzione più forte dal 2019. E poi cripto, parliamo del mondo cripto, il G7 che si è riunito in questi 2 giorni, il G7 finanziario ha discusso di regolamentazione proprio che riguarda il mondo delle criptovalute e naturalmente poi in questa parte di trasmissione faremo anche molta analisi intermarket per dare delle indicazioni operative e qualche suggerimento. Eugenio Sartorelli, buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Faccio io la rima che il Giappone ascolta questa trasmissione. Ma io ti stavo chiedendo se sei tu responsabile dell'aumento dell'inflazione in Giappone, se sei andato tu a fare qualcosa. No, cioè non hai fatto un viaggio a Tokyo ultimamente, no? No, allora io devo dire, cioè, mia nipote che ha studiato giapponese, e non è una battuta questa, e quindi ha contatti col Giappone, ma sicuramente non ha contatti così altolocati. Quindi Ok, vabbè. evidentemente guarda questa trasmissione, Esatto, però insomma, qualcuno in diciamo Giappone. che vista nell'ottica proprio specifica dell'inflazione, non abbiamo portato molto bene al Giappone, perché insomma, se l'inflazione ha accelerato, anche se insomma siamo poco sopra il 2%, però chiaramente rispetto all'ultimo mese ha accelerato di parecchio, no? E sembrava tutto fermo. Vabbè, insomma, quindi mistero Sì. No. risolto, mistero risolto. Partiamo da qui, secondo titolo, poi dopo torniamo sulla view dei mercati. No, non ancora? Ma è ridicolo ancora, 2,5%, anzi vi faccio vedere perché la ritengo ancora insufficiente. Perché se andiamo a vedere, l'avevo anche fatto vedere in quella trasmissione che avevamo fatto quel lunedì, se noi andiamo a vedere i prezzi all'import, cioè i prezzi all'import a un anno, facciamo un anno fa, erano 100, sono a 127. Com'è possibile che il Giappone, che ha una bilancia dei pagamenti negativa, lo ripeto, è dato di poco fa, negativa, quindi un importatore netto, con un 27% dei prezzi dell'import in aumento, riesce ad avere solo un'inflazione che vorrebbero tutti in questo momento al mondo avere. Tutti vorrebbero avere un'inflazione del 2,5%. La vorrebbero avere gli Stati Uniti, che hanno un sacco di materie prime, le vorrebbe avere la Cina, che un po' di materie prime ce l'hanno, ma hanno accordi con tutti per avere materie prime. Tutti vorrebbero avere questa inflazione. È ancora assolutamente sottostimata. La ritengo chiaro, da 1,2 a 2,5 è comunque un grosso balzo, ma la ritengo ancora sottostimata. C'è No, qualcosa che non certo. quadra. Ripeto, è una nazione che non ha materie prime, non ce le ha, non ne ha. Ok, no, esatto, diciamo che poco sopra il 2% è assolutamente un'inflazione sotto controllo. Diciamo che se si dovesse, però questo lo vedremo solo nei mesi successivi, Eugenio, se dovesse continuare questo trend al rialzo con questo tipo di accelerazione, beh, in breve potrebbe arrivare anche in Giappone a livelli preoccupanti come in altri paesi, però chiaramente ora questo è il primo balzo in avanti dell'inflazione, per ora è stato tutto assolutamente normale. Sì, dico solo che sembra quasi, ripeto, il Giappone è una democrazia, quindi non mi permetto di dire che ci sono dati non corretti, però loro hanno avuto una grande paura, un po' come la Germania negli anni 20, e quindi loro l'iperinflazione gli ricorda un periodo tragicissimo, perché poi dopo quello che è accaduto negli anni 20 arrivò il nazismo e poi tutto il resto, con l'iperinflazione. E il Giappone negli anni 70 ha avuto iperinflazione e ci sono stati momenti di grosse tensioni generali, e quindi forse c'è questo controllo maniacale dell'inflazione, e io penso che usino poi evidentemente dei metodi non convenzionali per controllare l'inflazione. Ok, E un metodo non chiaro. convenzionale, e lo sta facendo anche lo Stato italiano, quando tu tagli le accise sulla benzina, di fatto stai riducendo l'inflazione. Poi questo va poi sul bilancio pubblico.
ma il bilancio pubblico non necessariamente ha un collegamento diretto con l'inflazione. In realtà ce l'ha parzialmente, ma non così diretto. Quindi vi sarebbe da approfondire proprio su come il Giappone va a intervenire a livello economico per avere questa inflazione che è veramente bassissima. Aggiungo con uno yen debole. Ah sì, ah sì. Quando tu compri con una moneta debole e importi inflazione, se hai una bilancia dei pagamenti negativa e devi comprare quindi più dall'estero di quanto esporti, e se hai una moneta che si sta indebolendo soprattutto rispetto al dollaro, importi inflazione. E ecco perché ritengo ancora quel dato assolutamente non sufficiente per la situazione generale che sta vivendo, la situazione generale economica e del Giappone in particolare. Ok, dal Giappone andiamo alla Cina adesso per fare il punto con te sull'economia globale, economia cinese che è sicuramente in rallentamento, quindi insomma anche con te, anzi proprio con te si era parlato del fatto che la preoccupazione maggiore dovesse arrivare dalla Cina e ripartiamo da qui tra poco. La notizia del giorno è proprio quella che riguarda la Banca Centrale Cinese, l'abbiamo ripetuto più volte, ma lo ribadiamo ulteriormente, ha tagliato i tassi a sorpresa a 5 anni di 15 punti base dal 4,45 scusate, al 4,45 dal 4,60. Naturalmente per sostenere l'economia alle prese con l'ultima ondata di Covid. E la riduzione, che è volta in particolare a sostenere la domanda nel mercato immobiliare, è la più forte dal 2019. Per quanto riguarda invece il riferimento a 12 mesi, è stato mantenuto al 3,7% dopo essere stato limato a dicembre e gennaio. La banca cinese, ultima cosa, poi ti do la parola. Si è detta tra l'altro pronta a lanciare nuove misure di politica monetaria espansiva mirate a intervenire a sostegno dell'economia del paese penalizzata da tutte le misure di lockdown che ci sono state nel recente periodo messe a punto dal governo di Pechino nell'ambito, ricordiamo, della sua zero Covid policy. Allora, il punto sulla Cina. Proprio con te dicevamo, attenzione perché le problematiche maggiori potrebbero arrivare da lì. Sei ancora di questa idea? Allora, sì, stavo guardando, tra l'altro se avevano aggiornato il numero di casi di decessi sul Covid, ecco, vi dico che hanno aggiunto 800 decessi dall'aprile 2020, quindi loro sono in lockdown e sono passati da 4.500 a 5.200 decessi. E non dico, non aggiungo altro, Ok. torniamo a parlare di economia che è meglio. E hanno città intere in lockdown. Vediamo qual è il problema, la questione della Cina. La questione della Cina ha un rallentamento economico molto vistoso. Queste sono le ultime variazioni del PIL, che al di là del 18% questa era forte, ma in forte contrazione. Ricordiamoci che la Cina è cresciuta al 6-7% per parecchi anni, con punte anche dell'8%, e adesso siamo sotto il 5%. Questo un po' preoccupa il governo cinese, che diversamente da tutti gli altri, è in espansione monetaria. Adesso l'inflazione credo che comunque sia elevata, ma non ancora elevatissima, la ritengono ancora un'inflazione che si possono permettere, e quindi vanno in espansione monetaria. Se lo possono permettere, assolutamente sì, loro si possono permettere completamente un'espansione monetaria, e ve lo faccio vedere. Questo sono dati della Jardini Research, quindi dati affidabilissimi. Queste linee sono gli asset, quindi sostanzialmente un parente strettissimo dell'espansione della moneta diffusa, delle banche principali, banche centrali, rispetto al PIL. Quindi il Giappone, come sappiamo, è in un altro pianeta, ma la Sì. Cina di fatto rispetto al PIL riduce l'espansione monetaria rispetto al PIL, cosa che invece la Banca Centrale Europea blu è in espansione, la Banca Centrale Americana è in espansione, ma rispetto al PIL comunque abbastanza contenuta. La Cina se lo può assolutamente permettere, perché rispetto al PIL è ancora in un'espansione monetaria tutto sommato sotto controllo, e quindi può tranquillamente farlo. E credo che faccia bene fino a che ritenga che l'inflazione sia controllabile. Ok. Quindi, per come stimolo all'economia e alla fase di lockdown, che evidentemente dura, ricordiamoci che ci sono porti interi che vanno a scarto ridotto. Uno dei motivi anche del c'è questo collo di bottiglia dei porti cinesi per il lockdown, che sta portando a un'ulteriore inflazione in tutto il mondo, perché loro sono esportatori netti e quindi
ci sono anche questi problemi. Quindi fanno bene, è uno stimolo per accelerare alcuni processi della vita. Allora, cambiamo argomento, ce n'è un altro che voglio, di cui voglio parlare con te. Ti chiedo se puoi parlare più vicino al microfono perché si sente un rimbombo. Sì, no, ma tranquillo, ti sentiamo, c'è solo un po' di rimbombo. Mondo cripto, non possiamo non parlare con Eugenio del mondo cripto. Il futuro delle cripto passa dal G7, si è parlato al G7 finanziario di regolamentazione. Direi che si sono svegliati un po' tardi. Anche qui, se avessero dei buoni consulenti, avrebbero capito che non le cripto, ma le stable coin, la questione Terra Luna è una stable coin e tutto quello che è successo, sono quelle che devono regolamentare non da subito, dall'altro ieri. Quelle sono un vero pericolo. Poi le criptovalute con calma possono essere regolamentate, ci sono mille modi, ma ricordiamo che comunque è un mondo decentralizzato e non basta che il G7 si metta d'accordo, perché essendo decentralizzato vuol dire che è una conoscenza, chiamiamola intelligenza, diffusa in tutto il pianeta, cioè in tutta la rete. Quindi se la regolamentano quelli del G7 e gli altri non gli vanno dietro, è una regolamentazione zoppa. È importante che si concentrino sulle stablecoin. Quello sì, perché è veramente un rischio. Ricordiamo che Terra Luna è arrivata una capitalizzazione di 80 miliardi. Adesso forse la Terra sarebbe Terra USDT, USDT e Terra Luna invece sarebbe la cripto. È passata da 80 miliardi a circa 2 miliardi di capitalizzazione. E poi c'è ancora Tether che capitalizza oltre 70 miliardi, c'è ancora quella di Coinbase, la stablecoin, che anche quella capitalizza intorno a 60 miliardi. Vanno regolamentate, perché parliamo di tanti soldi. Stanno facendo una cosa che più da banca centrale queste stablecoin. Sì. Poi le altre ci vuole molto più tempo, secondo me, per regolamentare invece tutto il sistema cripto, perché è decentralizzato. E allora ci vuole un accordo internazionale, non basta il G7. Ok, senti, il Bitcoin è tornato sopra i 30.000 dollari, quali sono le tue personali previsioni? Sì, adesso ve lo faccio vedere anche via grafico, che è meglio sempre parlare davanti a un grafico, e vediamo se si vede. Eccolo, sì. Bitcoin, eccolo qua. E, tra l'altro questo di breve. Il Bitcoin purtroppo vive sempre di riflesso con la fase risk on, risk off. E quindi se la fase ritorna a risk on, cosa che non è ancora, potenzialmente non mi aspetto grandi recuperi, ma che possa tornare verso l'area 35.000, ci può stare tutto. Non è una fase in cui ci possono essere elevati recuperi. Poi, sul Bitcoin non credo che possa avere motivazioni di debolezza. Se però gli Stati Uniti, cioè Nasdaq ed S&P, rompono i minimi, quali minimi? Quelli del 12 di maggio, 3850 per l'S&P, e quindi ci ritornano in fase risk off, e allora il Bitcoin potrebbe anche scivolare 25.000 tranquillamente. Ma ecco, è una fase in cui si vive di riflesso rispetto a quelli che sono gli indici americani. Non è sempre così, ma da parecchie settimane l'imparentamento è molto stretto. E devo dire, lo ripeto un sacco di volte, per me e per altri cripto entusiasti, deludente, molto deludente questa cosa, perché vuol dire che i gestori, cioè quelli che muovono i grossi capitali, non hanno ancora capito che questo è una cosa, che il Bitcoin e le cripto sono un asset class a sé stante e non un qualcosa che vive di riflesso rispetto ai classici mercati azionari. Okay. Non l'hanno ancora capito, lo capiranno, c'è tempo, è giovane, eh? Ricordiamoci che il Bitcoin esiste dal 2009 ed è più o meno trattato un po' più seriamente dal 2012-2013. Sì, certo, ecco, certo. Quindi però... giovane. Ricordo che, faccio sempre questo esempio, il dollaro americano perché venisse accettato da tutti gli stati degli Stati Uniti ci sono voluti 60 anni. 60. Sì, diciamo che però c'è sempre questo bisogno urgente di una regolamentazione globale, quindi comunque insomma proprio per anche, Eugenio, proprio anche per accelerare, no, tutti i ragionamenti intorno al mondo cripto, cioè sono due cose che vanno, che devono andare parallelamente, immagino, cioè credo. Sì, perché ci sono due teorie, c'è quella del mondo centralizzato che pensa che ci vuole sempre un ente che regoli, e c'è il sistema del tra virgolette libero mercato, dove lasci libero più che puoi, regolamenti il meno possibile, perché poi il mercato si autoregola, si autoaggiusta.
Come una volta nel sistema anglosassone, adesso anche loro vanno sempre di più verso il sistema socialista. Io non so dare una risposta, però mi piace di più il mondo dove ci sono pochissime e chiare regole, ripeto, pochissime e chiare, e poi si lascia nell'arena che le varie energie si scontrino e vinca il migliore. Vinca il Certo, migliore, insomma. anche perché se le regole e le norme sono tante, noi in Italia siamo abituati, dopo Esattamente. ci sono E come non diverse, averne? è come non averne, perché poi ci sono diverse interpretazioni che rendono di fatto le norme e le regole nulle, cioè, perché di quello si Esattamente. tratta, di quello si tratta. Speriamo che magari strada facendo le lezioni si imparino. Eugenio, prima di salutarti, facciamo un veloce giro di Intermarket, metti tu in luce, insomma, gli aspetti che in questo momento è più importante tenere sott'occhio. Sì, guarda, ne parlavo anche ieri al Tolexpo di Borsa Italiana Sì. e facevo vedere gli orologi dei mercati, che sono due, al di là delle azioni che lo sappiamo tutti, ma i due principali orologi dei mercati sono l'anticipatore, che è il rendimento o il prezzo che è l'inverso dei bond americani o comunque dei bond governativi, che sono in fase di rendimento di salita con un picco, con un minimo che è stato fatto nell'estate del 2020. Questo vuol dire che l'orologio Intermarket ci dice che questo ha fatto il minimo di rendimento e il massimo di mercato. Dopodiché, tendenzialmente, dopo 6-12 mesi può fare un massimo il mercato, e il mercato quando è che ha fatto il massimo probabilmente? Beh, lo sappiamo, andiamo a vederlo, l'ha fatto l'S&P l'ha fatto a inizio di gennaio, ha fatto i massimi. Se andiamo a vedere l'S&P, a inizio di gennaio ha fatto i massimi. A questo punto, qual è l'altro orologio? Quale delle commodities? Tipicamente, quindi sto facendo vedere l'S&P che ha fatto, adesso devo andare indietro, comunque lo Sì. sappiamo a memoria, ha fatto il massimo. Le commodities invece, quando siamo in fase di picco dei mercati azionari e quindi poi potrebbe esserci un picco economico, le materie prime sono ancora forti, perché sono poi legate anche all'inflazione e all'ultima fase finale del ciclo economico. E le materie prime effettivamente sono forti. Ricordiamoci, stanno salendo a fatica, però ci ricordano che ci ricordano tutti questi orologi, ci ricordano che probabilmente siamo nella fase del picco economico del mercato americano, forse già passato, forse da raggiungere, ma siamo lì intorno, e che quindi poi piano piano il ciclo economico, mal che vada, rallenterà. Sto parlando per gli Stati Uniti. L'Europa invece sembra in anticipo. I bond hanno fatto un massimo un po' prima, qualche mese prima, e il ciclo economico sembra già in contrazione. E questo ci sta confermando la resistenza. Ecco, un'altra cosa importante è la resistenza che sta tornando a funzionare come funzionava nel sistema classico, cosa che invece era stata abbandonata soprattutto nel 2020-2021, ma anche tra il 2009 e il 2011-12. Queste regole intermarket erano state un po' abbandonate. Sta tornando l'economia classica, sembra. Ok, va bene, Eugenio Sartorelli, grazie. Togli come sempre la condivisione, così possiamo salutarti vis-à-vis. Ti seguiamo naturalmente sui tuoi canali. Poi, insomma, presto mi auguro anche di rivederti in studio. Grazie per la collaborazione. La prossima volta illuminati un po' di più, così ti vediamo in tutto il tuo splendore. Ma tu sei itinerante, lo sappiamo che ti muovi sempre, ci fai da inviato, vai, disfi, torni, insomma, quindi è una vita sicuramente frenetica. E grazie, insomma, quindi Grazie a voi. per dedicarci sempre i tuoi spazi e il tuo tempo. Buona giornata. Volevo solo dire, la prossima volta probabilmente sarò all'evento SIAT. Se andate a vedere sul Sì, sito sì. SIAT, www.siat.org, c'è questo evento per i soci SIAT, ma anche aperto agli altri. Andate, è un trading day, Campus Day, dove parlano tutti i relatori SIAT. Sarà venerdì prossimo. Andate sul sito, si potete iscrivere e vedere anche in Ottimo. E streaming allora, ecco, ottimo, Eugenio. Poi tutto. se ci sentiremo settimana prossima lo ricorderemo ancora di più, però intanto cominciate a informarvi Esatto. sul sito SIAT, naturalmente prendete tutte le informazioni necessarie, poi comunque Eugenio vi attende per qualsiasi domanda. Grazie mille, Eugenio. Grazie a me, buongiorno a Grazie. tutti.